Buongiorno, siamo oggi con Don Leonardo Maria Pompei, parroco nella parrocchia di Sermoneta, in provincia di Latina. Don Pompei è molto noto in Italia per una serie di catechesi e di meditazioni che sono visibili su YouTube, alcune delle quali hanno riscontrato grande successo, anche se non a livello dei grandi predicatori di internet polacchi, ma comunque diciamo nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo. È da anni molto interessato allo studio, alla valutazione delle apparizioni mariane, sia di quelle riconosciute, sia anche di valutazione di quelle che non sono ancora riconosciute, sono in attesa di riconoscimento. E negli ultimi anni si è concentrato soprattutto, per non dire quasi esclusivamente, nella spiritualità della Divina Volontà, secondo le apparizioni e allocuzioni che Nostro Signore ha avuto con la veggente Maria Piccarreta, che è vissuta tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, che è relativamente poco conosciuta, paradossalmente è più nota negli Stati Uniti, in America Latina, che non in Italia, e quasi del tutto sconosciuta in Polonia, anche se devo dire che la crescente popolarità e diciamo, il sorgere di vari gruppi di preghiera, cenacoli, organizzazioni che approfondiscono questo genere di spiritualità è visibile abbastanza in modo anche evidente e quindi è prevedibile che fra poco anche in Polonia si spera che qualcosa di più si sappia di questa spiritualità, di questa via molto particolare. Abbiamo pensato di realizzare questa intervista, che poi verrà doppiata in polacco, con Don Leonardo, che è abbastanza esperto, forse non è il più esperto, ma di sicuro è uno dei più noti e con le maggiori capacità di comunicazione. Procederei quindi a qualche domanda, ma questa avrà una forma un po' come di intervista con Don Leonardo. Don Leonardo, lei ha scoperto, diciamo, in maniera abbastanza fortuita questo genere di spiritualità e le opere di Luisa Piccarreta. Ci può dire magari come ne è venuta a conoscenza e molto a grandi linee illustrare questa figura che, essendo sconosciuta, si può anche presumere che ci si avvicini con una certa iniziale diffidenza, visto che fra veggenti vari, insomma, riconosciuti, non riconosciuti, ce n'è una pletora e non si vede perché questa dovrebbe essere qualcosa di più importante o di diverso da tutti gli altri. Allora, cominciamo dalla seconda parte, perché dalla pletora di veggenti, prima di stare molto attenti e essere molto prudenti, ma Luisa Piccarreta non è appartenente a questa schiera, perché di questa figliola è in atto il processo di beatificazione, quindi bisogna sempre promettere il titolo di serva di Dio. Serva di Dio è il titolo che si acquisisce appunto quando la fase diocesana viene conclusa e viene inoltrata la richiesta del processo di beatificazione alla Santa Sede, che inevitabilmente per questa santa donna andrà per le lunghe, perché ci sono 36 volumi da analizzare, rigo virgola per virgola, con un'analisi che deve passare anche attraverso la congregazione della dottrina della fede. Quindi più uno ha scritto e più lenti e lunghi sono i processi di beatificazione. Tra l'altro, purtroppo, proprio in alcune zone da lei citato prima ci sono state alcune interpretazioni strampalate di alcuni passi degli scritti. Strampalate significa che vanno ovviamente al di fuori del seminato, per cui certamente da un punto di vista, come dire, canonico, questo complicherà i tempi e allungherà i tempi di un eventuale processo di canonizzazione. In ogni caso, stiamo nel cuore della Chiesa, insomma, perché la Chiesa stessa che se ne sta prendendo cura. E io ovviamente, se la Chiesa dovesse dire che questa è roba da non seguire, immediatamente cambierei seduta stante la mia imputazione, cosa che però ritengo alquanto improbabile, insomma.
Io ho conosciuto, allora, la prima volta ho conosciuto queste cose, non mi ricordo nemmeno le circostanze concrete. Mi arrivò un sentore da parte di qualcuno di questa divina volontà, di una reazione che ebbi roba di 4-5 anni fa. Ho scoperto l'America, sono 20 anni, sono 20 secoli che sappiamo che per diventare santi bisogna fare la volontà di Dio, quindi per carità, sicuramente niente di male, sicuramente niente. E mi ricordo composi una specie di ebook con un po' di roba che si trovava online, fatto molto male, ecco, per gruppi di 5 volumi, che poi è andato sulla mia directory di Dropbox, non è stato mai aperto, perché lessi qualcosa, le giucchiai, due o tre cose. Non mi sembrava niente di vero. Poi invece successe che all'inizio del 2017 mi imbattei, questo sicuramente non è un caso, perché la mia spiritualità è stata sempre fortemente segnata in un certo modo dalla Madonna, nel testo la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. E qui successe che leggendo i primi capitoli ne rimasi abbastanza folgorato, cioè nel senso che compresi che qui non si trattava semplicemente di un ripetere ciò che già si sa, ma un approfondire, un ampliare certamente ciò che già si sa, perché la Divina Volontà è nota nella vita della Chiesa ed è stato il ciclo di tutti i santi, però qui c'era qualcosa di oltre, ecco, perché la Madonna, cominciando a definire questa la sua vita, insomma, la vita della Madonna è stata una vita straordinariamente, dicevo, però la Madonna è una creatura come tutti noi, e più che altro poi in queste pagine esortando Luisa, e quindi Luisa tutti noi, a fare in modo che questa diventi anche la nostra vita, diciamo, questa è una cosa tranquillamente possibile, semplicemente per chi lo desidera, e a me sinceramente esercitato un fascino non indifferente. Io tra l'altro non sapevo, questo l'ho saputo dopo, sempre a quello che racconta Luisa di Carrera, perché Luisa scriveva i suoi resoconti delle sue esperienze mistiche in differita, non in diretta, quindi non è che gli appariva Gesù, lei faceva la segretaria la sera tra le 8 e mezzanotte, a quanto raccontano insomma i biografi, dedicava un ampio tempo alla scrittura, tra l'altro con tante riluttanze, eccetera. Invece quel testo è l'unico che si può definire scritto praticamente sotto dettatura, a quanto le racconta, quindi lei è la Madonna in persona che la istruisce e le dice di annotare quello che le scrive, quindi io questo non lo sapevo, non sapevo neanche questo la prima volta che l'ho letto. E chiaramente da lì, certamente ci stanno quelle 31 meditazioni che sono spettacolari, però dopo quelle 31 meditazioni stanno 36 volumi, e quindi ho cominciato la lettura dei 36 volumi. Una lettura che è stata prima una lettura, diciamo, tipo lettura spirituale, e poi è stata una lettura meditata. Attraverso le persone, diciamo, un po' più vicine che hanno condiviso queste cose, poi sono state soltanto a non pensare solo a me stesso, quindi a semplicemente fare la meditazione ad alta voce, e prima, le primissime, insomma, cercavo di scriverle, insomma, portare un sacco di tempo. Mi hanno detto mettile in giro, secondo la mia attività, diciamo, tra virgolette apostolica, non è stato sempre nient'altro che un dilatare, diciamo, gli orizzonti comunicativi attraverso gli strumenti, i mezzi moderni di comunicazione, ma non è che faccio un'attività solo, cioè non è altro che la registrazione delle cose che faccio come parroco e come ordinario prete, e semplicemente una messa a disposizione di un pubblico che vada oltre i confini della parrocchia. E così è stato anche per questo. Poi è stato fatto un primo ciclo di catechesi, perché qualcuno, anche tra coloro che sono molto più esperti, più grandi di me, diceva che mancava proprio una presentazione sistematica, ecco, di alcune caratteristiche peculiari di questo mondo che, ripeto, per quanto mi riguarda, come questo lo dice anche Gesù, non è altro che una esplicitazione, un approfondimento di un dono fatto da Gesù fin dalle origini, perché il regno della Divina Volontà, detto in due parole, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, Gesù ce l'ha messo in bocca da 2000 anni, cioè che la Divina Volontà sia fatta sulla terra come è fatta in cielo. Questo è il tratto caratteristico, d'accordo? In cielo non ci sono semplicemente dei soldatini che seguono degli ordini, o dei servi che obbediscono al padrone, ma diciamo anche, o dei figli che obbediscono al papà.
c'è un mondo, c'è una realtà di gente che è intrisa di divina volontà, quindi che vive di divina volontà, che conosce la divina volontà e che gode della divina volontà. Ecco, quindi questa è una realtà che fino a questo livello si può vivere in questo mondo, tornando ad assomigliare un po' a come era la condizione dell'uomo prima del peccato originale, che era questo stato di intima comunione e amicizia con Dio che gli procurava una gioia grandissima fin da questa vita, non soltanto nella vita del mondo che verrà. In due parole, abbiamo fatto una presentazione sintetica, questo è. E quando io ho capito che era questo, dico, beh, qua era la pena di perderci un po' di tempo, insomma, perché cioè, si può vivere in maniera un pochino differente, insomma, certamente senza che questo comporti nessun tipo di controindicazione né come cristiano, né come credente, né come prete. Anzi, se posso dire, insomma, questo mondo, se rettamente compreso, ovviamente, perché poi c'è sempre il problema, un conto è quello che questi nostri cari figlioli riferiscono, un conto è quello che noi recepiamo, poi elaboriamo, come diceva il buon Aristotele, ogni recipitura al modo un continentis, quindi bisogna vedere se il recipiente capisce bene. Ma se questa cosa è rettamente intesa, questo non può comportare nient'altro che un incremento sommo di santificazione e di ecclesialità per tutti gli stati di vita, laico, sposato, prete, monaco, religioso, religiosa, perché c'è un religioso che vuole la divina volontà, sarà un religioso assoluto esemplare, nel senso che la divina volontà passa subito per la regola e per il superiore. C'è un prete che vuole la divina volontà, sarà un prete esemplare, insomma, un prete in perfetta comunione gerarchica con il vescovo, papa, con i confratelli, che è dedito alla cura delle anime, se cura d'anima, eccetera, perché la prima attuazione della divina volontà, come tutti sappiamo, sono i doveri del nostro Stato. Quindi io, tra l'altro, colgo qui, e questa è un'opinione personale, diciamo, come sacerdote, quindi anche come persona incaricata del discernimento, insomma, noi due saremmo consigliere a ogni fedele, perché c'ha solo bene e controindicazioni in caso di corretta interpretazione, zero. Ecco, in caso di possibili travisamenti, come tutte le cose, certamente bisogna sempre fare attenzione a non discostarsi mai dai confini della fede divina e cattolica. Naturalmente, adesso abbiamo messo, diciamo, molta carne al fuoco già con questa prima introduzione. Bisogna considerare che in lingua polacca, perché diciamo questo poi il target di questa intervista dovrebbero essere i fedeli cattolici polacchi interessati a questa spiritualità, ecco, di sicuro non ci sono ancora, e nulla fa prevedere che ci siano in breve tempo, i 36 volumi di tutti gli scritti, però ci sono queste cicli più brevi che sarebbero le 24 ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo e la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, che sono già tradotte, si possono anche ascoltare su YouTube, su una serie di canali che poi verranno indicati. Ecco, lei, diciamo, è noto da tempo come un estimatore di San Luigi Maria Grignon de Montfort, della sua via di consacrazione mariana, a, diciamo, una forte impronta mariana, e questo mi sembra un trait d'union abbastanza interessante, perché lo stesso naturalmente succede mediamente parlando in Polonia. E quindi lei ha anche affermato alcune volte che le sembra che ci sia una specie di propedeuticità tra la consacrazione secondo le indicazioni di San Luigi e l'accesso al mondo della divina volontà. Se magari potrebbe illustrarci un pochino meglio questo genere di passaggio, credo che... Senza dubbio, perché San Luigi capì una cosa, certamente per rivelazione dello Spirito Santo, che era un segreto di santificazione. Il segreto di santificazione, lui lo ha capito lì, perché il segreto di Maria, oltre al più noto trattato della devozione, disse, tu diventi tanto santo quanto sarai unito con la donna. Unito non dico semplicemente per una devozione esteriore, dire qualche rosario, ma imparare a fare tutte le cose, che è la cosa più
difficile della sua devozione e che lui stesso prevedeva che quasi nessuno sarebbe riuscito a comprendere e meno ancora a vivere, che impara a fare tutte le cose per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Quella è la quintessenza della consacrazione totus tuus, no? Non è mettersi la catenella, dire il rosario, dire la coroncina, dire il Magnificat, festeggiare il 25 marzo, tutte tante queste pratiche esteriori che sono importanti, ma non sono la cosa più importante. Fare tutte le cose per mezzo di Maria, con Maria e Maria per Maria, significa avere praticamente la Madonna come interrotto punto, non solo di riferimento, ma di ausilio spirituale. Perché, per esempio, fare tutte le cose per mezzo di Maria vuol dire, diceva oggi stesso, unirsi alle intenzioni di Maria, anche se a noi ignote, rinunciando alle proprie in tutto ciò che facciamo. E lui diceva, questo atto, anche se tu non ti rendi conto, rinuncio a me stesso e mi dono conto a te mentre fai una cosa. Da quel momento l'intenzione della Madonna, lo diceva, sono fuse con le tue. E quindi il tuo atto viene purificato con tutte quante le imperfezioni che c'ha e appartiene alla Madonna, lei stesso che lo presenta alla Madonna. E quindi, così fare tutte quante le cose con Maria significa averla come modello in tutto quello che stai facendo. Quindi, che significa appunto fare tutte le cose con lei, cioè in sua compagnia, quindi ovviamente astenerti da ciò che lei non farebbe, fare ciò che lei farebbe, tendere a fare sempre più quello che a lei sarebbe gradito. Mentre lui dice, vivere in Maria, per Maria offrire tutte le cose, vivere in Maria è un po' più complicato, perché si tratta di entrare in questo mondo che Dio a pochi dà libero accesso, perché questo è un mondo divino, Dio se l'è creata per sé. È un hortus conclusus, è una fonte sigillata, per cui prima che Gesù, che Dio ti apra le porte, te la devi guadagnare con anni di devozione filiale, perseverante e attenta. Perché questo, diciamo che si capisce dal Trattato della Redenzione, che apre, diciamo, la via mistica della vita di unione con Maria, insomma, che è raggiungibile, ma non soltanto in base alle nostre forze cooperanti con la grazia. Ora, già questo è tantissimo, solo che Savelli non sapeva che la vita della Madonna era stata, come ha detto fin dall'istante del concepimento, una vita divina, perché lei ha messo sotto i piedi, ha rinunciato, ha legato al trono di Dio fin dal concepimento la sua umana volontà. Quindi lei non ha fatto altro, eppure lui aveva capito certe cose, perché comprendendo la grandezza, dice, un punto d'ago fatto dalla Madonna, una famosa frase, vale più del martirio di San Lorenzo sulla Gradiva. Lui la spiegava con la purezza delle intenzioni, cioè perché la Madonna non si muoveva se non per purissimo amore di Dio e del prossimo, e siccome in ascetica l'azione vale tanto più quanto più è fatta in nome della carità, appunto, quindi del puro amore di Dio, cioè, siccome nelle nostre azioni c'è sempre rammischiata qualche miseria e debolezza, qualche residuo del peccato, è chiaro che le intenzioni della Madonna sono incomparabili con le nostre. E quindi un atto così ordinario può avere valore superiore di un atto eroico e straordinario come martirio. Ma quel tassello che San Luigi non conosceva adesso è arrivato. È chiaro che siccome la vita nella Divina Volontà è vita di fusione con Gesù, ma siccome Gesù stesso ha rivelato che la Madonna, da un punto di vista umano, quindi puramente creaturale, è vissuta come lui, perché anche la vita della Santissima Umanità di Gesù è stata vita di unione con la Divina Volontà. Gesù spiega quello che però per me era per natura, perché sono figlio di Dio fatto carne, per lei è stato per grazia. Però è una vita identica, per cui se uno vive fuso con la Madonna, vive fuso con la Divina Volontà, anche se non lo dovesse sapere, ecco perché era una via sommamente propedeutica a questo, diciamo, perché mancava l'esplicitazione ulteriore che aumenta, diciamo, la grandezza della Madonna non soltanto per le sue qualità intrinseche, ma soprattutto per questo dono che lei per prima, dopo Adamo ed Eva, ha riaccolto e vissuto. Ecco, facciamo allora ancora, diciamo, uno scorcio da un'altra prospettiva. Stiamo parlando molto di vita, abbiamo parlato addirittura di lavori banali, come possono essere di cucito, piuttosto che... Quindi si potrebbe pensare che da un lato non ci siano particolari pratiche o processi, basterebbe avere questa intenzione interna e il gioco è fatto.
D'altra parte sappiamo che c'è la via delle virtù cristiane che è lunga, praticamente infinita, quindi si comincia a digrossare, poi si lavora di mulino e si va sempre avanti e in un certo senso, diciamo, bisogna vedere questo doppio binario, per cui sì, da una parte sembra una cosa facilissima, io unisco le mie intenzioni, e dall'altra parte però resta valido quello che è sempre stata la via comune cristiana, che è quella stretta e in salita, che è quella delle virtù. Resta valida quello che è sempre stato. Ci sono soltanto due cose da puntualizzare. Primo è che il compimento degli atti, l'atto preventivo, l'atto di fusione degli atti attuali, realizzano, come dire, sono come dei canali che fanno fluire una marea di grazie dentro di noi, grosse, e che facilitano enormemente questo processo. Ecco, secondo, si cambia la modalità di combattimento ascetico, cioè mentre per diventare santo, quando io mi trovo a dover percorrere un cammino con la mia buona volontà sostenuta e animata dalla grazia, senza la quale, come dice, non possiamo fare nulla, io appunto sto combattendo una battaglia titanica, perché come dice San Paolo, il nemico è dentro di me, sto pieno di passioni, ma a rapido, cioè tutte quante le abitudini cattive, i vizi accumulati, i peccati che ho commessi, quindi mi trovo che c'ho dinanzi una correttezza enorme, che piano piano ho uno scalpellino con qualcuno mi dà la mano, piano piano lo mette anche. Quindi è una battaglia, infatti i santi sono stati eroi, sono stati per questo che si dice che è una battaglia titanica, d'accordo? Per quanto tu possa essere forte, rimarrai sempre un pochino al di qua, un pochino imperfetto. E qui il problema è che non è che la cosa cessa, perché se tu sei iracondo non è che ti basta dire fare due atti che questo ti passa, però nel combattimento che si compie, questo chi comincia a vivere nella divina volontà lo avverte, si avverte una forza immensa, perché è la vita di Gesù che realmente opera in noi e quindi facilita enormemente questo tipo di operazione, quindi non si prende più il difetto puntandolo frontalmente, ma io vado a curare sempre di più l'unione con colui che si è messo tutti quanti sotto i piedi le nostre difficoltà, che è Gesù, e quindi il cammino diventa enormemente più facile. Quindi la polarizzazione dello sforzo ascetico non è sul singolo atto di virtù, ma è sulla crescita, e questo Gesù batte tantissimo negli scritti, della vita di unione con Gesù, che richiede grandissimo impegno ascetico, sforzo dell'impegno dell'attenzione, ha chiamato negli scritti, quindi veramente fare tutte quante le cose con Gesù, farle per Lui, per amore Suo, essere attenti che in ogni circostanza della quotidianità e della giornata Lui c'è, Lui parla. Ecco, faccio un esempio, anche nel piccolo ritardo causato dal traffico che oggi mi ha fatto venire un po' più tardi, io sono risposto a 3-4 mail mentre l'aspettavo. Se uno viene nella divina volontà, il suo ritardo di 20 minuti era perché il nostro Signore voleva che rispondessi a quelle 4 mail. Questa non è una favoletta, insomma, una via storiella che ci raccontiamo per essere contenti, ma entrando in questo mondo lo si comprende, perché la divina volontà veramente governa tutto e tutti. Allora, se io sto in volontà umana, ecco, comincio a dire, questa persona sta facendo l'arte, c'avevo tante cose da fare, ecco, comincio a citarsi, se uno sta in volontà divina, dice, beh, che cosa mi sta dicendo che devo fare adesso Gesù? Questo, e nel frattempo attendiamo, e se non viene, ci vediamo un'altra volta, ci avrò tante altre cose da fare, ecco, Gesù mi sta aspettando. Quindi c'è l'abisso che c'è tra non vivere in questo modo e non vivere in questo modo, è veramente grande, e questo vale nelle piccole come nelle grandi cose. Quindi c'è un'attenzione continua a trovare la divina volontà in tutto e a stare con lei uniti. È chiaro che se questo c'è, l'effetto che si sente
è una enorme diminuzione della violenza delle passioni, cioè non è che si diventa imperturbabili o impeccabili come la Madonna, però insomma per poco che si può constatare in questa vita una persona, una meditazione fatta a fiume, tutto da poco, c'era un vaso bellissimo, uno si accorge, la riprendo, ce l'ho ancora qui, insomma, no? Quanto più, quanto meno si pensa a se stesso, dice Gesù, e si pensa a me, si entra in questo mondo, l'anima non più si riconosce, e non più si riconosce, ma non più si riconosce, non sono più io, ma, dicevo meditando, che questo non ti può fare nessun tipo di superbia, perché tu te ne accorgi, c'è stata una vita, sembra proprio la pesca miracolosa, dobbiamo fatica tutta la notte, cioè è la vita che stiamo a combattere, che devo essere più buono, che devo stare più tranquillo, che devo essere meno superbo, che devo essere meno... cioè, e ci ho provato in tutti i santi modi possibili, e poi sempre il confessionale, di sempre le stesse cose, che poi uno sa pure deprime, no? E comincia a dire, sì, non è che uno li fa, quante volte lo sarà per tutti i 15 giorni? Una? Zero? Quanto ho perso la pazienza? Prima avevo 50 volte al giorno, una volta a settimana, insomma, è qualcosa che cambia, merito mio. E no, sarebbe stato merito mio se ci riuscivo prima, ma tutte le volte che ci ho provato mi sono trovato con la faccia al muro, insomma, quindi, ecco. Certo, è simpatico questo accenno al problema dell'ira, ciascuno. Naturalmente vede Don Leonardo è noto diciamo per il carattere deciso, se così ci possiamo esprimere, tornando a quello che ci hai appena detto, quindi sembra che il punto focale non sia quello di fare dei particolari sforzi, ma di concentrare la propria attenzione non più su se stesso, su quello che si sente che si prova, ma cercare di sviluppare questo genere di unione, quindi questo dialogo, poi fatto diciamo interno, ma continuo con Gesù e anche con la Madonna e con diciamo tutta la corte celeste. Che sia Gesù che la Madonna, questo è un punto fondamentale degli scritti, qui è una cosa che se non ce l'avessero detto non... cioè, non c'è niente di strano, ma se non ce l'avessero detto esplicitamente, ecco perché Gesù dice guarda che questa cosa, però cerca tutti i libri che vuoi, ma non la trovi. Cioè, quello che hanno fatto quando erano sul pianeta Terra, non lo hanno fatto soltanto come persone individuali singole, Gesù e Maria, quindi sono grandissimi santi, il più santo di sangue è santo per Tomasia e la prima dopo l'unica che è Gesù, no? Gesù era l'uomo con la U maiuscola. San Giovanni Paolo II scriveva in un certo senso, nella Redemptor Omnes, lui non si dica, con l'incarnazione, il Verbo si è unito ad ogni uomo. Attenzione, Gesù non è diventato una persona umana, qui c'è proprio il dogma di Calcedonia, ma Gesù è una persona divina che si è unito ad una natura umana creata, ma non è persona. Questo poi mi capisco che perché? Perché tutti gli uomini, tutti i membri della razza umana sono contenuti nella natura umana a cui si è unito. Allora che significa? Significa che tutto quello che ha fatto sul pianeta Terra, a partire da quando è stato concepito, non lo ha fatto solo per sé, l'ha fatto anche per lei, per me e per tutti. Quindi il mio lavoro, lui l'ha già tutto fatto e santificato. L'atto del mio mangiare, lui l'ha già fatto e santificato tutte le volte che mangiava, del mio bere, del mio dormire, del mio riposarmi, del mio muovermi, tutto è già stato fatto ed è a disposizione mia. Quindi la portata santificante di atti fatti da Gesù, ma anche di quelli che la Madonna ha fatto la stessa identica cosa, perché Gesù l'ha presa come socio, come collaboratrice. Nella Chiesa ancora non è stato fatto il dogma della corredentrice, ma appena qui non ciclo di catechesi. La Lumen Gentium parla di Maria come socia di Gesù, come collaboratrice di Gesù. Quindi anche lei come nuova Eva, nuova Adamo, attenzione anche al ripristino della vita di Adamo ed Eva, hanno rivissuto una vita per tutti noi.
Come si fa a fare questo? Si fanno degli atti interiori, ma si fanno degli atti di sempre maggiore unione con loro, perché tutta la potenza di quello che loro hanno già fatto sia vivo operante in me e esca di me. Quindi non è una cosa che la gente dice, ma è facile o difficile? Allora, è facilissimo se tu impari a stare H24, come il filo della corrente elettrica unito con Gesù e la Madonna. Appena stacchi un po' la spina, riesci a fare tutto quello che sei. Le cose che Gesù dice nel Vangelo, perdonare una persona che ha fatto del male, è la cosa più facile del mondo se tu c'hai un cuore simile al suo. Parlare bene di una persona che ti parla male è la cosa più facile del mondo se tu c'hai un cuore simile al suo. Certo, se tu non ce l'hai, mi dici, io devo perdonare, devo parlare male, ma io se lo trovo in strada gli tiro il collo, insomma, gli spacco la faccia, non farei mai una cosa di questo genere. Quindi quello che è venuto, Gesù non è venuto soltanto a compiere l'opera della redenzione, che tutti lo sappiamo, cioè l'opera della redenzione, come dice Papa Francesco, dice, siamo tutti quanti in ospedale da gara, siamo gente con le ossa rotte e il nostro Signore con i sacramenti, con la vita di grazia, con la preghiera, ci rimette più o meno in piedi, siamo sempre un po' tutti convalescenti, che si salvi chi può, insomma cerchiamo di dare il meglio di noi. Questo era necessario a causa del peccato, ma oltre a questo, quindi una volta che il Signore ti rimette in piedi, e poi fai un po' di fisioterapia, ti rimetti insomma al 100%, hai la possibilità di vivere una vita divina in questo modo, cioè la stessa vita di Gesù e della Madonna. Ovviamente mutati, sputanti, stessi con i romani, no? Però è qualcosa di molto molto bello, perché è un ripristino ovviamente non identicissimo, ma di quella che era la condizione dell'uomo prima della caduta. Poi è un altro aspetto fondamentale, cioè che caratterizza la vita nella divina volontà. Quindi questo stato di amicizia profonda con Dio, che è quello che si può riacquisire in questo mondo. Adesso ci arriviamo. Ecco, quindi se ho ben capito, è come se qualsiasi cosa noi facessimo, anche abbastanza banale, ci trovassimo un po' come di fronte, diciamo, a un bivio, una modalità. Posso farla per conto mio, bene o male, poi posso farla perché è già stata fatta in un qualche modo, non immediatamente intuibile forse, bisogna su questo meditare, pregare un po', ma è come se questo atto fosse già stato fatto, io devo semplicemente in un certo modo appropriarmene, rientrare in questo genere, in questa singola azione, e questo continuamente, mi siedo, vado in macchina, rispondo al telefono, le azioni quotidiane, per lo più banali, che ciascuno di noi fa. E allora c'è anche questa domanda, ma ci sono delle modalità, delle preghiere, degli atti, quindi se lei ha parlato un paio di volte di atti, cosa sono questi atti? Ecco. Io te li spiego, negli scritti c'è un atto che si fa tutte quante le mattine, che si chiama un atto preventivo, con cui appena svegliati ci si unisce in tutto quello che si farà alla divina volontà, ossia a quello che Gesù e la Madonna hanno fatto in quelle stesse cose quando erano sulla terra. Posso anche leggere insomma qualche stralcio, così è un po' più facile, no? dell'atto preventivo. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di mia volontà, da abbracciare tutto quello che vuoi oggi in faccia, che tutto sia nella tua divina volontà, per darti di cambio, di amore, di adorazione e di gloria, come se tutte le creature avendo gli occhi ti avessero guardato questo contraccambio completo. E poi comincia. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di mia volontà a pensare nella mia mente, a circolare nel mio sangue, a guardare nei miei occhi, ad ascoltare nelle mie orecchie, a parlare nella mia voce, a respirare nel mio respiro, eccetera. Questo atto, diciamo che è fondamentale, perché c'è l'intenzione con cui io scelgo di vivere una giornata non da solo, ma chiamando la divina volontà per avere tutto. Questo atto poi si rinnova con quello che si chiama l'atto attuale. Quindi questo l'ho fatto una mattina, prima di fare questa intervista, potrei aver detto, viene divina volontà a parlare in me, d'accordo? Oppure, come diceva la meditazione di questa mattina stupenda, Gesù diceva queste testuali parole, bellissime,
Per poter l'anima dimenticare se stessa, dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che le è necessario lo facesse come se io lo volessi fare in lei. Se pregasse, dovrebbe dire: è Gesù che vuole pregare. Eccetera. E lei gli chiede: ma come può essere che mentre io lavoro sei tu e lavori in me? Sei tu proprio che vuoi fare questo lavoro? E gli spiega: sono io proprio, le mie dita che stanno nelle tue e lavorano. E poi spiega perché. Quando io stavo sulla terra, le mie mani non si abbassavano a lavorare legne, a ribattere i chiodi, ad aiutare nei lavori del fabbrico mio padre, da Dio Gesù, noi non ci pensiamo a queste cose. E mentre ciò facevo, con quelle mani medesime, attenzione, con quelle dita io creavo le anime, e altre anime richiamavo alla vita, all'altra vita, divinizzavo le azioni umane, santificavo qualcuno, correggevo qualcun altro, rimproveravo qualcun altro. Perché non è che Gesù, dicevo meditando, scherzando stamattina, non è che Gesù quando stava sulla terra, allora la seconda persona stava sulla terra, lui stava a far fare legname, e invece continuavano a fare Dio, il Padre e Spirito Santo, cioè le anime le crea il Padre e Spirito Santo, perché non Gesù c'ha da fare. Cioè, quindi mentre Gesù lavorava, piallava il legno, ma le persone della Santissima Trinità in quel momento stavano creando un'anima, d'accordo? Quindi Gesù stava facendo un lavoro umano, ma lo stava facendo da Dio e continuando a essere Dio. E al termine di questo scritto dice: guarda che se tu mi fai lavorare in te, non soltanto ti arrivo alla caterva di tante di quelle grazie che non te immagini, ma tu partecipi delle opere che io faccio come Dio, cioè delle mie opere creative, delle mie opere santificatrici, tu sei con me a fare il giudizio particolare di un'anima che muore, cose di questo genere. È chiaro che sono cose che la nostra mente rimane, ma anche lei insomma diceva, ma dico, ma stiamo su scherzi a parte, ma è possibile. Gesù ne spiega le ragioni teologiche, che sono ferree da tutto questo punto di vista, perché che sulla terra ci fosse il figlio di Dio fatto uomo non ci sono dubbi, e che ogni atto evidentemente fatto dal figlio di Dio fatto uomo sia un atto divino, quindi che abbia un valore infinito, eterno, immenso, di potente, questo è indubbio, questo lo sa già la cristologia da 20 secoli, insomma, no? E il problema è che questo è un dono che è stato messo a nostra disposizione, che Gesù non l'ha fatto solo per sé, l'ha fatto anche per noi. Quindi c'è l'atto preventivo, c'è l'atto attuale, c'è questo. Gesù viene a fare questa intervista in me, ma non per scherzo. Mi metto a dormire, Gesù, vieni a dormire in me, come quando dormi sulla terra. Mi metto a mangiare, Gesù, vieni a mangiare in me, come quando mangiavi a Nazareth. Quello che Gesù dice, quell'atto comune del mangiare, produce effetti divini. Lo stesso mangiare, no? Cioè, per esempio, adesso poi qui l'intervista andrà avanti, ovviamente non voglio anticipare altre cose, no? Ma noi mangiamo perché Dio vuole che noi mangiamo, perché gli esseri umani hanno bisogno di mangiare. E il mangiare da Dio è stato pensato come una cosa bella, perché tutti quanti gli atomi delle caviglie gustative che abbiamo sulla lingua l'ha creati Lui per essere sollecitati dalle cose buone, e le cose buone sono state create da Lui per la nostra gioia. Ma quante persone quando mangiano dicono: oh, quanto sono felice, Signore, che mi stai amando attraverso questa cosa che mi stai facendo mangiare. Quanti ce ne sono nel pianeta Terra che fanno questo? Però è così, la divina volontà fa comprendere queste cose, perché la scienza moderna ci aiuta parecchio poi, cioè, io ho le papille gustative perché sono degli atomi particolari, insomma, sulla mia lingua, le sostanze hanno certi sapori perché ci sono delle composizioni chimiche, d'accordo? Sono questi, sono i sapori, ma chi le ha fatte quelle cose? Chi ha fatto il ricettore e la fonte, quindi chi ha fatto la lingua e tutta la varietà dei cibi che possiamo mangiare? Quello è un atto d'amore. E anche quello, cioè, è un'altra cosa stupenda della vita della divina volontà, che si scopre non come una chiacchiera, no? Come una cosa astratta, il mistero dell'amore di Dio, che diamo messa la domenica per Santa Pia. Dio ci ama, Dio è amore, meno male, però insomma vabbè, facciamo finta che è così, no? No, tu lo cominci a vedere in giro dappertutto, in tutte le cose, no? C'è una trasformazione della realtà. Tu hai un amico, quello è un dono di Dio, ma l'amore amicale è una delle forme di fine d'amore. Se il Signore ti ha donato un amico, come dice la scrittura, chi trova un amico trova un tesoro,
il libro del Siracide, insomma, dice un amico, un dono del Signore lo troveranno quanti lo temono. Quindi vuol dire che Dio ti sta amando dandoti quell'amico. E quindi tu non vedi soltanto la bellezza dell'amore dell'amico, ma vedi anche chi c'è dietro l'amore dell'amico, no? Così quando ti nasce un figlio, così è l'amore di sposa, così è l'amore paterno, tu c'è, è veramente un mondo a cui semplicemente ci si rende attenti dopo esserne stati però adotti, perché c'è bisogno di qualcuno che ti faccia pensare. Ecco perché Gesù ha detto tutte queste cose, perché se si stanno intorno a noi non ci pensiamo. Ecco, dunque, abbiamo fatto un ulteriore, diciamo, allargamento di prospettive, quindi qui non si tratta soltanto di fare attenzione nei nostri atti più banali, ma anche di fare caso a tutto quello che ci sta intorno e quindi pensare non solo all'attimo presente, ma anche spaziare nel tempo, nello spazio, in tutto quello che c'è stato, che ci sarà. Ecco, e qui c'è un altro termine di cui si parla spesso, di cui si parla nella spiritualità della Divina Volontà, che sono i giri nella Divina Volontà, ecco. E a questo punto potremmo dire che così come ci sono diversi fiat, cioè diversi modi in cui si esplica la Divina Volontà, ci sono diversi modi per appropriarsi e unirsi alla Divina Volontà nelle diverse azioni. E in che modo, diciamo, questo si può fare? Allora, i giri non sono nient'altro, vuol dire per me stesso. Allora, la Divina Volontà, dobbiamo tenere presente una cosa: la dimensione che vive Dio, che è per noi assolutamente incommensurabile, è l'eternità increata. E come diceva il buon Boezio, qual è la caratteristica della vita e dell'eternità increata? Il possesso simultaneo e senza fine di una infinita ed eterna beatitudine. Conseguentemente l'atto della Divina Volontà in Dio, così si chiama, è un atto unico, cioè lui ha un solo atto di volontà, uno, in quanto Dio. Il problema è che fuori di sé, quindi non nell'eternità increata, ma nella creazione, nel tempo, nella nostra quarta dimensione, spazio, abbiamo lunghezza, larghezza, profondità e tempo, come quelle che sono note, questo si esplica in una molteplicità indefinita di atti, che sono gli atti creativi e gli atti di conservazione di tutte le cose nell'essere, cioè non esiste computer al mondo che potrebbe, insomma, numerare quanti sono. Gli atti più belli, e quelli che sono proprio i suoi, sono quelli che ripongono nella creazione, che hanno dato vita adesso poi, infatti un mio sogno che sarà realizzabile, lo riusciamo all'altra vita, ma a me piacerebbe proprio tantissimo passare le giornate a studiarmi tutte le scienze di questo mondo, a studiarmi l'astronomia, a studiarmi la fisica, a studiarmi la legge della fisica, a studiarmi la chimica, a studiarmi l'anatomia, perché ha voglia di ripropostare proprio dalla mattina alla sera, perché quelli, gli scienziati, non lo sanno, ma studiano, ecco, qualcosa, hai visto anche Galileo, anche se da rettificare, studiano gli atti della Divina Volontà. Il modo di, cioè un atomo è un atto della Divina Volontà, perché è tanto che, capito, i principi di conservazione dell'energia sono atti della Divina Volontà. Quindi il DNA, che è atto della Divina Volontà, assolutamente. Quindi, allora, i giri cosa sono? Vado a contemplare tutte le opere della Divina Volontà nella creazione e a riconoscere l'amore con cui Dio le ha fatte per me, a partire dal sole, dalle stelle. Quindi questo non è un atto, perché tutti qua, cioè se uno va al Grand Canyon negli Stati Uniti rimane con gli occhi, dice, ma che bello, dice semplicemente che è bello, quindi coglie semplicemente una bellezza creata, la vedi in quel momento, poi se ne torna a casa, c'è le fotografie, il Grand Canyon è finito, è rimasto lì. Cioè una persona che vive nella Divina Volontà non guarda il Grand Canyon come una cosa bella, ma lo guarda come un prodigio del Divin Volere, un prodigio che tutto quello che Dio ha fatto, e su questo noi cattolici, insomma, abbiamo qualcosa di bello da dire al mondo, perché tutto quello che Dio ha fatto per noi nella creazione,
l'ha fatto per la sua bella statura, per l'uomo, per il nostro diletto, per il nostro bene, ma quasi nessuno lo ringrazia. Allora, il giro che significa? Io vado a vedere quello che Dio ha fatto per me attraverso un atto della sua volontà, lo faccio, quindi dico grazie, la prima cosa, lo ringrazio e lo riconosco come un suo atto di amore, quindi si prende, si dice tecnicamente il ti amo di Dio attraverso la relazione, si ricambia, perché tutto questo qua Dio l'ha fatto perché tu te ne accorgi e perché tu lo ricambi, perché dagli scritti si capisce benissimo, quindi che Dio è in attesa del ricambio di amore dell'uomo e che il peccato originale è stato fondamentalmente un atto clamoroso di non amore dell'uomo nei confronti di colui che tanto l'aveva benedicato. Prendo il ti amo, non solo ricambio il ti amo, poi ci sono altri due passaggi nel giro, che il sole, che è un prodigio della creazione, ma non è un essere intelligente, quindi il sole semplicemente con il fatto di essere dice grazie a Dio, ma lo dice in una maniera non gradevole, non bella, ma io posso andare a dire al Signore guarda che il mio ti amo te lo metto nel sole stesso, perché entrando nella tua volontà entro in questa stessa creazione e quel ti amo io ti dico come persona, però te lo voglio dire in quella creatura, in tutto quello che tu hai operato in quella creatura, e ancora te lo voglio anche dire per tutte le creature che non te l'hanno mai detto e che forse non te lo diranno mai, comprese pure le anime che sono dall'inferno, perché non sono mai state capaci di conoscere il tuo amore e di ricambiare. Questa è la caratteristica di un giro. Questo lo fai nella creazione, è bellissimo farlo per esempio nei misteri della vita terrena di Gesù, di uno o di Maria, di uno si può, Luisa fa certi esempi spettacolari, oppure nelle opere della redenzione, per esempio le ore della passione, che sono una delle cose in assoluto più belle che esiste in tutto l'universo, a mio avviso, ma non sono, e già sarebbe tanto, una splendida meditazione sulla passione di Gesù, qui c'è tutta la letteratura spirituale, insomma, ascetica, cattolica, che da sempre ha raccomandato la meditazione sulla passione come formidabile strumento di santificazione, ma se uno legge l'ora della passione si accorgerà, già dalla prima ora, ricordo quando conobbi un sacerdote molto comune di spera, dice, io sono stato in crisi, perché apro l'ora della passione, la prima ora, e già la vedo che dice, allora Gesù io bacio la tua mano destra, comincia questa cosa dei baci, dico, bacio la tua mano sinistra, bacio il tuo piede destro, bacio il tuo piede sinistro, bacio il tuo piede sinistro, cosa sono queste cose? Insomma, e punto secondo, che senso ha fare una cosa di questo genere adesso, che questa è una cosa che è successa 2000 anni fa? Ecco, domande, come dire, pertinenti nel senso proprio di una persona, magari uno dovrebbe essere, cioè, bravo, chiedi che senso c'ha? Perché non è semplicemente ripensare che Gesù prima della passione ha preso congedo dalla Madonna, una scena straziante, quindi l'offerta di questo dolore immenso da parte di entrambi, consapevoli di quello che stava accadendo e che dicevano loro fiat alla Divina Volontà per compiere l'ultimo atto terrificante della nostra redenzione. Ma io, se prego la volontà della passione, mi rendo presente, perché il tempo esiste per noi, nella Divina Volontà il tempo non c'è. Io nella Divina Volontà posso tranquillamente andare all'origine della creazione del mondo semplicemente con un atto del mio pensiero, unendomi alla Divina Volontà. E io, unendomi alla Divina Volontà, posso farmi presente a ciò che storicamente è successo 2000 anni fa, e quel bacio io lo do veramente a Gesù. E Gesù lo sente come se io fossi realmente stato presente a quell'episodio e gliel'avessi dato. Perché questo è fare l'ora della passione. Se uno ha capito queste cose, e questo è un'operazione spirituale che è possibile, anche se a livello sensibile non si avverte nulla, appunto grazie al tramite della potenza infinita del divin volere, per mezzo del quale si annullano le distanze di spazio e di tempo, e io attraverso quest'atto d'amore unito con la divina volontà posso raggiungere Gesù e dargli realmente quel conforto. Penso che sia una cosa abbastanza bella, insomma, pensare che Gesù, prima della passione, anche se noi siamo, se sono povero peccatore, non sono nessuno, però almeno qualcuno ti ringrazia per quello che stai facendo, insomma, dato che hai sudato sangue a causa dell'ingratitudine degli uomini, perché io ci sto, insomma, a dirti che ti ringrazio e che ti voglio bene. Questo è un giro nel fiat, per esempio, redimente, della passione di Gesù. Ci sono degli strumenti di colore della passione, di il pieno pellegrinaggio dell'anima nella Divina Volontà, che fanno un pochino capire com'è, no? Ecco,
però il nostro Signore vuole che siamo molto creativi su questo, perché vuole sentire il cuore delle anime che lui ha creato, perché quello che gli dico io in segreto al nostro Signore è diverso da quello che dice lei, è diverso da quello che dice chi sta facendo le riprese, e a lui piace molto sentire quello che gli dico io. Quindi lì, diciamo, questo è un pochino una scuola, ma poi quando si è nella divina volontà c'è la personalizzazione. Questo tra l'altro è un discorso alla moda, alla grande, perché oggi con i social e con internet ci personalizziamo tutto, quindi anche queste personalizzazioni moderne hanno qualcosa da dirci. Ma perché Gesù, questa è un'altra cosa bellissima, un'anima è un unico. Nell'ora della passione, se io soffro, non posso da pace per la perdita di tante anime, io che considero un'anima come se fosse l'unica, cioè pensare a queste cose, io dico, ma con tutta la depressione che gira oggi, se uno veramente le prende sul serio, penso insomma che sia, cioè se io mi metto a pensare che Gesù dia la mia anima come se esistesse solo in tutto l'universo, che vuole sentire il mio richiamo così come glielo formulo io, che è diverso da quello di tutti gli altri, che ci tiene molto, che in certi passi dice, vado in estasi, vado in visibilio, vado in delirio, dice Gesù, quando sento dire queste cose, insomma. È interessante come prospettiva. C'è anche un altro tipo di giro che si impara, che è l'ultimo, che è per esempio nel cuore delle persone ingrate e cattive. Cioè Gesù ha detto amare i vostri nemici, sì, ma possiamo anche fare qualcosina di più. Cioè una persona che manda a quel paese, io la perdono e non rispondo. Però dico anche Gesù, vedi in quel cuore che non ti conosce, che sicuramente non è mosso da figli soprannaturali, ma o dalla sua volontà umana o dal diavolo. Io ci ho da mettere il mio bel ti amo, insomma, per compiere quell'atto che ha fatto, e sperando che questo gesto gli attiri un po' di grazia nel cuore, lo porti a convertirsi. Questo è un ulteriore giro, perché anche quell'anima è un atto della divina volontà, anche quell'azione che ha fatto, per quanto peccaminosa, è in maniera remota un atto della divina volontà, perché quella persona ha detto quella parolaccia, non perché Dio volesse, ma perché comunque Dio la sta mantenendo nell'essere, perché se l'ha polverizzasse non avrebbe potuto fare. E quindi non so se riesco a farmi comprendere, insomma. Ecco, dunque abbiamo visto che questa, dunque, la divina volontà è un po' come una porta dove non solo noi possiamo unirci nei nostri atti e, come dire, fare in modo, essere coscienti del fatto che Dio nella seconda persona, che quindi avendo una natura anche umana può venire nei miei atti umani, ma addirittura funziona anche nell'altro senso, gli atti diventano divini, e quindi in un certo senso tutto si può fare nel passato, nel futuro, per chi c'è, per chi non c'è più, per chi ci sarà, per le persone che vedo, che incontro, che vedo raffigurate sulla fotografia. Non abbiamo coscienza della portata del bene che si può fare, non abbiamo coscienza. Io non credo che, almeno che il nostro studio non faccia, perché anche tutto questo si muove sempre nell'orizzonte della fede, no? Quindi, in cui il nostro Signore opportunamente ha voluto che fossimo tutti quanti accomunati noi viatori, no? Quindi, cioè, uno può tranquillamente non credere a queste cose qui, io non ci credo, però insomma ci sono delle buone motivazioni teologiche, insomma, a supporto, perché Gesù lo spiega, cioè queste spiegazioni che dà sono abbastanza convincenti per quanto mi riguarda. Certo, si rimane nell'ambito della fede, insomma, no? Dice che le anime del paradiso guardano compiaciute una persona che compie un atto nella divina volontà, per quanto quell'atto sia immensamente grande, compresi i grandi santi che, non sapendo queste cose, non potevano ancora farli. Dice, ma guarda un po' che questo invece li fa, sta scritta queste cose. Quindi la comunicazione mattina della fede non c'è, quindi non so se credete in Pulcinella, stanno scritte queste cose qui, quindi. E quindi io potrei, per esempio, invitare qualche santo che è già santo, che è già in paradiso, a prendere parte in un atto. Ah, certo, rallegrarsi come è, certo, che uno parla molto volentieri a quanto si capisce. Ma ecco perché San Luigi faceva l'esempio del punto d'ago,
cioè, perché non c'è proporzione, no? Cioè, se io faccio un atto di vino, cioè, un atto di vino è ipso facto, cioè, una goccia di sangue di nostro Signore Gesù Cristo vale più di tutti i morti martirizzati di tutto il corso della storia, su questo non c'è nessun dubbio. Perché? Perché quella è una goccia di sangue del Figlio di Dio, sparso da lui, d'accordo? Se si divinizzano gli atti di un uomo, è evidente, cioè, quindi la portata anche di bene che si fa a se stessi e agli altri, anche poi un bene, una cosa stupenda, un bene nascosto. Tu non sai, non sei cosciente né di quello che fai a te, né di quello che fai agli altri, né di tutto l'altro bene che produci in giro per la Chiesa e per il mondo. Questo verrà, lo vedremo dopo. E quindi non c'è neanche pericolo, capito? Quando uno dice che sono un grande popolazione, un grande politico, un grande vescovo, quindi ecco, visto che bello, ha trasformato la diocesi, no. C'è una montagna di bene che si diffonde e che ci sfugge anche dal controllo, e che noi crediamo fermamente che ci sia, con un atto di fede, ma non c'è pericolo di superbia, non c'è pericolo di niente, non c'è pericolo, non c'è nessuna controindicazione. Proprio nessuno. E c'è qualche situazione, qual è, diciamo, il primo requisito che deve avere un fedele che voglia vivere nella divina volontà? Ovviamente deve essere in stato di grazia, ma ci sono anche, visto che è tutta una... La divina volontà è la santità delle santità, dice così Gesù, no? Quindi puntare al massimo, quindi è chiaro che uno deve aver fatto una scelta di vita cristiana, insomma, no? Quindi come dire, è come se tu intraprendi un cammino di santificazione, che ti porta molto molto lontano. Due cose Gesù chiede. Numero uno, leggere e conoscere tante cose, perché appunto uno deve, qui questa è una piccola sintesi, no? Certamente dalle sue parti non ci sono ancora la possibilità di riconoscere. E la seconda cosa è il decidere. Sono due parole chiave, conoscere e decidere. E decidere sul serio, però nel senso etimologico, perché decidere viene dal latino cedo, quindi faccio un taglio, cioè ho preso queste cose, quello che mi è successo lì. Ci credo? Sì. Quindi è evidente che se c'è un tipo di vita così bella, questa diventa assolutamente priorità. Un po' come ci sono le parabole evangeliche del tesoro nascosto e della perla preziosa, dove dice: io non ho un'idea di cosa sono questi, faccio il parroco, faccio le pedie, i fedeli, faccio le vecchie, faccio tutto quello che è chiaro che da un punto di vista di opzione spirituale questo tipo di percorso ti prende perché mi racchiude tutti, perché popolarizza tutto il fiorfiore del meglio che c'è stato in un unicum, e quindi è chiaro che poi uno il resto è come il meno nei confronti del più. Se io ho 1 miliardo di euro, non mi importa niente di andare alla cimola di 10 euro, 20 euro, insomma, no? Cerco di moltiplicare 1 miliardo di euro che ho, insomma, no? E quindi conoscere e decidere su questo Santa Teresa d'Avila diceva: per diventare santi che cosa ci vuole? Questo è tale e quale, dice. Bisogna essere umili? No. Bisogna amare Dio? No. Ci vogliono due cose: volontà risoluta e perseveranza, di cui Gesù parla tantissimo nei primi 10 volumi, sulla costanza, sulla perseveranza ne torna una montagna di volte. Perché? Ho deciso e su questo però persevero. Non è che queste cose sono cose che si schiocca il dito e dall'oggi al domani. Io dico sempre: questo è un percorso, anche perché Gesù fa delle immagini che si capiscono bene, no? Quindi è come se ci fosse un grado di unione con la divina volontà adesso per noi, non è, cioè magari riuscissimo a raggiungere H24, però andiamo sempre un po' a elettrocardiogramma, magari in qualche momento ritorna alla nostra umanità, facciamo qualche uscita, pensiamo in maniera umana, non siamo capaci di riconoscere la volontà di Dio di chiedere un fatto, quindi è un percorso che si apre. L'importante è cercare di portarlo avanti, quindi sempre scoraggiarsi, non mi sono arrabbiato, te vai a confessare, hai fatto una bella uscita dalla divina volontà, perché se ti arrabbi sicuramente hai fatto una bella uscita dalla divina volontà, c'è il sacramento della confessione e riprendi. Ma la cosa importante è la volontà ferma e decisa,
e la perseveranza, come in ogni percorso di santificazione con il resto, e insieme alla conoscenza, perché se tu non ha detto tutte queste cose Gesù, perché l'ha spiegato, io ho voluto allettare le persone, glielo ho voluto presentare in tutti i modi possibili, no? Perché capendo, si innamorino di questo tipo di idee, dicono ma che sono nato, cioè, ma prendiamo una cosa così bella, me la faccio scappare. E questo chiaramente va limitato. Io ancora non ho finito la lettura di tutti quanti voi, perché mi sto a due terzi, alcuni l'ho letto già due volte, i primi, però me lo sto prendendo tranquilla, perché ogni volta che si legge un paragrafo è tanta roba. Poi più si va avanti e più Gesù è un crescendo, insomma, le cose del 36° volume, ho detto qualcosa, sono veramente, stiamo veramente in altissimi livelli, insomma. Però chiaramente ci si arriva dopo un percorso di quasi 40 anni, nel 38 sono stati gli ultimi volumi, abbiamo cominciato alla fine del 1800, intorno al 1898, quindi sono quasi 40 anni, insomma, di percorso. Quindi se lui si è messo 40 anni, insomma, si capisce anche che questo è un cammino, insomma, cioè, che non è mai sufficientemente compiuto. Bisogna stare molto attenti, cioè, intanto alcuni, se io vivo nella divina volontà, dico stiamo sempre molto calmi, perché se la Chiesa ci ha insegnato nel Concilio di Trento, tuttora valido, che nessuno può essere certo di stare in grazia di Dio, dal padre Tridentino, figuriamoci se uno può stare certo che sta vivendo una divina volontà, no? Bisogna sempre tenere quello che chiede la Santa Giovanna d'Arco. Dice, tu sei in grazia di Dio? Che era una domanda cattivella, perché come rispondi e ti metto a poco, perché se dici di sì, ma hai voluto il canone tridentino, se dici di no vuol dire che sei una strega. Allora dice, se lo sono Dio mi ci mantenga, se non lo sono Dio mi aiuti presto a tornarci. Quindi diamo una linea volontà, se cominciamo ad esserlo che Dio ci faccia crescere sempre più in essa, e se ancora non ci sono che il Signore mi faccia la grazia di entrare in questo bellissimo mondo. Questo è un periodo dove l'attenzione e anche le emozioni di molti fedeli sono molto concentrate su quello che sta succedendo nel mondo in generale e nella Chiesa in particolare. Ed è molto facile, diciamo, farsi prendere da sconforto, da nervosismo. Ne succedono ovunque, nella Chiesa, fuori dalla Chiesa, di tutti i colori. Si ha l'impressione che più di quanto non fosse 5, 10 o 20 anni fa. Siamo in un momento un po' speciale, diciamo. Ecco, come ci si deve porre? Per esempio, vedo che il mio capo ufficio, non lo so, fa qualcosa che non dovrebbe fare, è evidentemente sbagliato. E quindi sì, c'è questo atto, diciamo, di accettazione, cerco di metterci la mia pezza, però poi l'uomo anche, diciamo, vivendo in società ha un lato, diciamo, insieme con altri uomini, ciascuno ha i suoi doveri di Stato, e quindi, come dire, c'è un fatto politico, non devo dire niente, devo fare qualcosa, a chi lo devo dire, c'è una grandissima confusione. La vita nella divina volontà, l'applicazione di questa, gli sforzi di applicazione di questa spiritualità ci possono dare in questo senso una bussola, un modo di approccio? Molto più che una bussola, a mio avviso. Allora, il discorso è questo. La divina volontà fa comprendere, anzitutto, che Dio è Dio e che non c'è nulla che gli sfugge, nulla. E che anche tutto il male, per esempio, si pensi a tanto male, anche a tante cose brutte che si vedono nella Chiesa attualmente, purtroppo sono di pubblico dominio, c'è anche tantissimo bene anche adesso nella Chiesa, molto più di quanto pensiamo, ma non fa notizia. Allora, la Divina Volontà aiuta a porsi bene dinanzi a queste cose, perché che stiano uscendo tante cose è Divina Volontà, senza dubbio, quantomeno che vi sia. Perché Dio non ci metterebbe nulla, diciamo così, a mettere tutto a tacere, neanche a eliminare tanti colpevoli di cose brutte quanto vogliamo. Quindi questo porta ad una grande serenità di fondo.
che non si perde mai, quindi cioè la disperazione, il panico, dopo andremo, o anche la pretesa di ci stanno tutti, bisogna fare qualcosa, bisogna risolvere con urgenza, bisogna fare qualcosa, bisogna fare qualcosa. Dio è Dio, d'accordo? Dio è Dio, cioè se vuole risolvere un problema lo risolve subito, d'accordo? Subito, ad ogni livello. Io ho un nemico che c'è la morte con me. Della divina volontà vuole che io lo soffro questa cosa qui. Perché se la divina volontà volesse, si perdoni un po' di realismo, senza nessun dolore, una notte, come è successo a Lucio Dalla, si addormenta e la mattina non si sveglia più, il problema è risolto, d'accordo? Non è che Dio gli vorrebbe tanto per una cosa di questo genere, ma se è ancora vivo e mi dà il tormento, significa che Dio vuole che io in questo momento patisca quel tormento, perché fa bene a me, fa bene a lui, fa bene a tante cose che io adesso non so. Quindi questo è il primo orizzonte, e questo è un orizzonte globale, questo vale per il mondo, questo vale per la Chiesa, questo vale per tutto. Secondo, quindi questo non giustifica il disinteresse, ma un modo diverso anche qui di operare, non le rivoluzioni, non un modo di operare violento, disordinato, perché io non posso mai agire come non agire per Gesù e Maria, ma posso averci il fine più buono di questo mondo, cioè, ma il mezzo non può mai essere disordinato. Questo la Chiesa lo sa già dai principi generali, perché il buon Machiavelli potrà essere buono quanto vogliamo, ma il fine non giustifica mai. Questo è un caposaldo della morale cattolica. Per cui io non posso, fosse anche in presenza del più grosso problema reale del mondo, risolverlo in modo a Dio non gradito. Gli altri facciano quello che vogliono, io non posso, se voglio rimanere nella divina volontà. Questo è il secondo punto. Terzo punto, io già so che operando nella divina volontà, come abbiamo visto, è il bene più grande che posso fare a me e fuori di me. Uno. Secondo, però, farò anche tutto quanto il bene possibile a me da un punto di vista operativo. D'accordo? Quindi, tenendo presente il grande monito di Santa Teresa di Calcutta, la Chiesa e il mondo vanno a loro, che possiamo fare? Cominciamo a cambiare io e lei. Cioè, la Divina Volontà spiega che se io divento santo, ecco, molte cose andranno meglio. E io farò santamente tutto quello che posso e devo fare nelle circostanze concrete che mi devo operare. Chiaro che quando ci avrò un problema contingente, come quello che lei mi diceva, il capo ufficio che fa una cosa, nella Divina Volontà si impara a mettersi davanti a Gesù e a pregarci su questa cosa. D'accordo? Perché delle volte è necessario santamente, a tempo opportuno, con i mezzi opportuni e con i modi opportuni, dire, intervenire, fare. D'accordo? Ma questo bisogna farlo bene, questo qui non c'è una ricetta assoluta, cioè si impara nella preghiera profonda a fare discernimento della divina volontà nella circostanza concreta. Dove si trova la divina volontà? Non è tanto difficile. Io faccio l'esempio del capo ufficio. Cosa facciamo? Parlo, non parlo, qual è il problema, qual non è il problema, quali sono le conseguenze del mio parlare, mi ascolterebbe, c'è possibilità che cambi? E ne verrebbe danno per qualcuno, la farebbe pagare a qualche mio altro dipendente, verrebbero delle conseguenze. Tutto questo diventa oggetto di colloquio con Gesù e dopodiché ci si prospetta nelle varie possibilità. Parlo, non parlo, parlo in questa circostanza, parlo in questa circostanza. Che succede? La Divina Volontà si manifesta ovviamente nella preghiera. Come? Quando tu dici faccio così, se tu fai così e ti senti una pace non umana nel cuore, una pace profonda, ti senti sereno, tranquillo, senza nessuna voce dice forse è meglio di no, pensiamoci un altro po', puoi stare sereno che sei quasi moralmente certo che ti stai muovendo nella divina volontà. Questo non è, se tutti imparassero a fare questo prima ci risolveremo, ma non pochi. Certo che la nostra moderna società, con le reattività immediate, tutto succede su Twitter, post su Facebook, foto su Instagram e cominciano discussioni, cose, commenti, proprio è meglio, la chiamo l'antidivina volontà, proprio per antonomasia.
perché l'emotività e la reazione immediata è proprio l'espressione più solare di quella che si chiama la volontà umana, che non c'è niente a che fare con quella divina. La divina volontà c'è con calma, con ponderazione, con equilibrio e con discernimento. Non si lascia travolgere da queste, no? È come le tempeste stanno sulla superficie dell'onda, ma chi viene immerso nella divina volontà, dice proprio nel mare, sta sotto, sta. Quindi le increspature non lo riguardano e non se ne lascia nemmeno travolgere, perché non va a galla, non va in superficie, rimane sotto, d'accordo? Bello immerso, attenzione a capire bene quello che ho detto, non è come un'opera, un'opera divinamente non solo perché fa gli atti e quindi opera in maniera nascosta, ma anche nella sua operatività visibile, opera divinamente come operava Gesù e Maria, perché Gesù ha operato come? Ma avete la risposta che ha dato quando ha detto, dice, il battesimo di Giovanni veniva dato da Dio agli uomini? Ha dato una grande risposta a Gesù, perché è uscito immediatamente dalle corde. Dice, no, quando gli dicono, è lecito pagare un nuovo tributo a Cesare, non mi ricordo, no? E lui risponde, dice, il battesimo di Giovanni veniva da Dio dagli uomini? E qui cominciano a pensare, se diciamo da Dio, ci risponde, perché non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, ci ammazzano tutti, non ti rispondiamo, e non ti rispondo neanche io. Questo è agire alla divina. Perché non si è fatto mettere, non è caduto in trappola, non ha fatto stupidaggine. Quello è l'emblema di come si vive nella divina volontà. Gesù non ha mai reagito a una provocazione, mai in diretta. Gli hanno sputato in faccia e è rimasto buono, non ha reagito. Non si è comportato con tutte le persone allo stesso modo. Per esempio, durante la passione con Pilato, un pochino ci ha parlato, a Erode non gli ha neanche rivolto lo sguardo. A Caifa gli ha soltanto detto, ho parlato apertamente, e poi tu sei figlio di Dio, lo so, basta. Questo bisogna studiarsi queste cose qui, perché come mai il convidato ci ha parlato un po' di più, con Erode per niente e con Caifa poco? Come non ci si muove? Gesù si è mosso alla grande, Gesù ha realizzato un'opera, la Madonna si è mossa alla grande. Quindi, però si agisce alla divina, non si agisce all'umana. Io vedo tante persone, tante buone persone, perché le persone fondamentalmente sono buone. E noi dobbiamo sempre concedere la bontà dell'intenzione a tutti quelli che operano, perché non dobbiamo mai giudicare le intenzioni. Però oggettivamente tanti comportamenti si vede che sono sbagliati, sono disordinati, non hanno nulla a che fare con la divina volontà e producono ulteriori caos, macelli, disordini, confusioni, cioè con la buona intenzione di risolvere un problema, ne creano altri 10 se l'operazione non è compiuta in maniera conforme alla divina volontà. Restando nel campo, diciamo, adesso della Chiesa, dove per un fatto sacramentale, diciamo, la gerarchia non è una questione di opinabile, è così e basta, perché c'è, cioè, i percorsi della grazia sono quelli che sono. E molto spesso, soprattutto nei primi volumi, Luisa parla dell'obbedienza, come è importante l'obbedienza. Forse un commento si potrebbe fare a questo proposito, soprattutto in questo momento dove sembra che ciascuno possa dire o fare ad libitum, anche all'interno di strutture dove dovrebbe essere più che evidente il... Cioè le singole coscienze sono... Cioè, allora, il regno della divina volontà è il regno della libertà, nel senso che il nostro Signore tratta gli esseri umani come interlocutori liberi e responsabili. Cioè, la via del bene te la prospetta, ma se tu ti devi riconoscere la volontà, devi agire. Io, se tutti disobbedissero e predicassero la disobbedienza, rimarrei assolutamente ancorato a quello che è assolutamente divinamente stabilito, cioè che al superiore gerarchico si deve obbedienza. Con l'unica eccezione in cui comandi esplicitamente, chiaramente, cosa che va oggettivamente, attenzione, contro la volontà di Dio. In quel caso, certamente, è noto da 2000 anni che l'ordine non avrebbe nessun valore perché non interpreta certamente, ma fuori di questa eccezione, il discorso è finito. Le qualità soggettive di un membro della gerarchia, compresa la sua personale fede, ammesso che sia
sono del tutto irrilevanti, d'accordo? Del tutto, d'accordo? E non minano la sua autorità ecclesiastica e canonica. Cioè, io racconto sempre un episodio, cioè quando la prima persecuzione di Padre Pio venne da un vescovo X, adesso vediamo per cosa si può possibile. Quel vescovo X sembra che fosse notoriamente implicato in pubblici scandali, cerco di essere il più generico possibile. Quando gli si andò a dire a Padre Pio che è questo vescovo che ti accusa, adesso facciamo, domani sul giornale facciamo uscire tutto quello che ha fatto, Padre Pio non aveva niente. E siccome ti permetti di parlare così contro un vescovo della Chiesa? Satana non si combatte con Satana. Penso che queste parole andrebbero meditate. E questo, cioè, si trattava di fatti gravi, notori, d'accordo? Ma Padre Pio non è sceso a questa logica. Il perché, se non conosceva bene i scritti di Pisa, anche se gli aveva detto di andare a Corato, quindi sapeva che a Corato c'era una santa Rosa, forse non conosceva bene gli scritti, perché erano stati pubblicati, insomma, nel 38 gli ultimi scritti, però il vescovo mi sta trattando così, qui c'è la divina volontà. Io non mi vado, per difendermi, non vado a infangare pubblicamente un vescovo. È già pubblicamente infangato? Ma non da me, io non ci entro. Era un santo senza neanche bisogno di, però in quel caso certamente ha fatto una cosa conforme alla divina volontà, perché fare la divina volontà non ci serve riconoscere tutti gli scritti di Luisa, ecco, per farla semplicemente, che è già tantissimo, ecco, basta applicare i principi comuni di prudenza, no? Posso io, per andare a difendermi, aderire ad una pubblica diffamazione di un vescovo della Chiesa Cattolica, con tutto il danno che da questo ne ricaverebbe, e che figura ci faccio io? Quale grande santo sarei, tra virgolette, se faccio una cosa di questo genere? Se quel vescovo c'ha qualcosa che non va dinanzi al Signore, sarà nostro Signore a stabilire i tempi e i modi in cui farlo venire a galla, in questa terra o nell'altro mondo, nel suo giudizio particolare universale, ma non spetta. Lei ha parlato, accennato all'inizio della nostra conversazione, allo stato decaduto e a una qualche possibilità che la vita, la divina volontà avrebbe di, in un certo senso, restaurare, in un modo forse abbastanza misterioso, tutta la serie di doni che i nostri progenitori avevano prima del peccato originale. Come possiamo immaginarci questo genere di cosa? Abbiamo dei dati concreti o possiamo... Sì. Gesù spiega che la condizione unica dei nostri progenitori, anche qui non fa altro che mettere una chicca a ciò che la Chiesa insegna sullo stato di giustizia originale, che vengono i doni non naturali, i doni preternaturali e i perfetti doni naturali che avevano i nostri progenitori prima del peccato. Gesù dice che questi vivevano nella divina volontà, avevano il dono della vita della divina volontà dentro di sé, quindi in maniera stabile e ordinaria. Ed è questa la cosa principale che hanno perso con il peccato originale, ed è questa la causa che ha fatto piombare l'uomo nel disordine e nella desolazione totale, e che ha rovinato anche i rapporti tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il suo simile, tra l'uomo e la creazione stessa, che invece è rimasta nell'ordine voluto da Dio perché è stata creata da Lui, e che trova nell'uomo l'unico cattivo maestro di dire quello che non si deve fare. Allora, i doni preternaturali, d'accordo? Cioè l'immortalità, l'immunità dalle malattie, dalle sofferenze, dalla morte, d'accordo? Non torneranno certamente in questo mondo, perché moriremo. Certo, negli scritti dice che quando questo regno della divina volontà arriverà, si capisce bene cosa significa, perché sembra alludere ad una sua, come dire, diffusa instaurazione nel mondo. Si può sperare che anche le malattie comincino a essere, ad avere i ferri corti, perché le malattie stesse non sono altro che disordini del corpo. Quindi le malattie non sono altro che agenti patogeni che vanno a minare una perfezione di un corpo che non c'è neanche. Queste cose no. Ma quello che era la quintessenza della vita beata dei nostri progenitori, cioè uno stato di felicità reale, interiore,
derivante da un'intima comunione con Dio e dalla felicità che procura il muoversi, l'agire e l'operare a stretto contatto con Lui, questo sì, questo è esattamente quello che accadrà. E Gesù poi dice anche, come dire, come segni di questo avvento, adesso qui però anche nell'ambito del misterioso, però riesco sempre a rimanere nell'ambito più del concreto, no? Parla di morti che non si corromperanno, non che non muoiono, ma che non vanno soggetti al disfacimento della corruzione, di malattie che perdono di forza l'incidenza, insomma, no? Di passioni, ecco, per esempio una cosa che a mio avviso si può sperare è che la potenza distruttiva delle passioni, tanto più quanto uno si fonde con la divina volontà, quella viene smaltita. Cioè, io non sono più in balia delle passioni. Cioè, io non mi arrabbio più. Se sei stato curato d'arsi, se sei riuscito a non arrabbiarsi per 38 anni, essendo padre, come sta scritto, ce l'ha fatta con le sue forze umane, sostenute dalla grazia, questo possiamo sperare, insomma, che se uno viene la divina volontà non andrà più a confessarsi che si è arrabbiato come una bimba e mandato a quel paese qualcuno. Questo, cioè, magari andrà a confessare qualche altra cosa, questo possiamo sperarlo. Quindi questo si può sperare, per usare un termine, non possiamo sapere le cose con certezza, però stiamo alle cose che Gesù ci ha detto, a qualche prima esperienza che si può fare. Lo stato di serenità, lo stato di pace, lo stato di felicità, e lo stato di recupero della signoria dell'uomo, quindi di una vita bella, dove io sono padrone di me stesso, partecipando dell'onnipotenza di Dio, sono capace di non fare stupidaggini, sono capace di agire, come dicevo prima, alla divina, di non fare scelte avventate, fare stupidaggini, fare cose inopportune che ne facciamo dalla mattina alla sera con buone intenzioni. E questo devo sperare, questo è, io ritengo che sia davvero già molto, già tanto, insomma. E poi tutto il resto, se il Signore ha in mente altri doni, altre chicche, altre sorprese, siamo volentieri disponibili e aperti. Però pensiamo anche a San Francesco d'Assisi, lo citavo qualche volta, perché ci sono stati proprio. San Francesco d'Assisi parlava un po' di dubbio, cioè ci sono alcuni interpreti razionalisti che quando vedono queste cose minimizzano questi fatti qui, ma le fonti ci dicono che San Francesco era un po' di dubbio, e com'è? O che parlava gli uccelli? O com'è che Santa Antonio per messa a predicare davanti al mare e i pesci uscivano fuori a bocca aperta? Quindi, cioè, in alcuni grandi santi, questa grande opera, per esempio, di riconciliazione del creato, che riconosce nel santo quella divina volontà in cui vive e riallaccia il rapporto, no? Per esempio, tutto quanto il tema della salvaguardia del creato, per noi cristiani, che non ci vediamo, è stato un genio, l'educazione civica, ti ha detto che ma non esiste, cioè io non tocco proprio il creato, cioè, il creato è nato d'amore di Dio, che io lo vado a rovinare, o che non sono favorevole a tutto ciò che lo salvaguarda, se ho capito bene la divina volontà, ha fatto bene a scrivere enciclica, ma per il Dio della divina volontà, tutto l'enciclica è già ampiamente scontato. Io lo sento per le persone, insomma, che non hanno idee molto chiare, per le persone che stanno nel mondo e che devono essere sensibilizzate sulla salvaguardia del creato. Quindi queste cose io penso che si possano sperare, queste cose belle. Un'ultima domanda in conclusione qui, se non vuole rispondere o se non vuole sbilanciarsi, la capisco. Nelle apparizioni di Fatima, Maria ha promesso da Madonna che alla fine il mio cuore immacolato trionferà. A me piace pensare, ma benissimo darsi che sbagli, che questo possa in un certo senso identificarsi anche con l'avvento del regno della divina volontà, perché è stato detto che il regno della divina volontà è una cosa che deve venire sulla terra, non è una cosa che si vedrà nel paradiso. Sì, sì, che vuole, lo sta facendo dire da 2000 anni con il Padre Nostro. Io dico, questo è il mio sogno, io non sono, sognare non è un peccato, insomma. Il cuore immacolato di Maria che trionfi e che venga, cioè, allora, la Madonna non vuole altro per i suoi figli, questo è chiarissimo dagli scritti, quindi, ma si vede per esempio, no, anche nelle apparizioni autentiche, o dove veramente compare
che la Madonna aveva. Adesso, per esempio, sto leggendo un bellissimo libro, penso di poterlo dire, insomma, anche, che è il libro di, non voglio fare pubblicità, di Saverio Gaeta su Bruno Colmacchiola, che sta tirando fuori anche alcune cose, cioè sulla Vergine della Liberazione. Ma ci sono talmente belle, proprio talmente mariane, cioè che quella è la Madonna sicura al 100%, cioè la Madonna, il sogno della Madonna è che noi possiamo avere la sua stessa vita, d'accordo? Perché è una vita felice, attenzione, vita felice, però fino a quando siamo in questo mondo, è una vita felice con la croce. Come è stata la vita, questa è la differenza sostanziale di Gesù e di Maria, non cominciare a immaginarsi, perché il peccato nel mondo purtroppo rimane, e il peccato nel mondo si vince soltanto con la croce. Quindi non possiamo, però, come si legge nel libro della Passione, cioè Gesù dice delle cose, io stavo in croce, morendo di dolori, ma io ero felice, perché io stavo facendo la volontà del Padre, la gioia che mi dava l'adempimento della volontà del Padre era superiore a tutte le sofferenze, quindi la croce c'è, ma la croce è vissuta nella volontà di Dio. Quando uno ama, lo dimostra come? Con sacrificio. Cioè, perché se io ti amo, tu faresti qualunque cosa con la persona là. E ti risulterebbe leggero. In un'apparizione non ancora riconosciuta, che è Medjugorje, Medjugorje è il famoso problema del digiuno. E la gente si lamenta e dice, ma, ah no, digiuno è una di testa, non ce la faccio. Ma una volta disse, avrebbe detto, diciamo sempre così, perché non possiamo dare per assoluto al 100% che lei dice. Figli miei, il digiuno mi pesa perché c'è poco amore. Se ci fosse l'amore, il digiuno non ti peserebbe. Perché se tu ami tanto la Madonna, ci credi personalmente di fede umana fino a quando la Chiesa, per carità, non si pronuncerà nel tuo cuore, e fai quella cosa per l'amore della Madonna, ma quello ci ha dato più in poco, se ami tanto la Madonna, meglio, così c'è l'occasione di dimostrarlo, non ti pesa. Quindi io penso che sia lecito sperare, e che sicuramente si possa sognare, che il trionfo del cuore immacolato di Maria, che dobbiamo assolutamente attenderci, questo, cioè anche questo, no? La Madonna ha una missione, un messaggio di speranza, cioè noi stiamo vivendo un tempo, a mio avviso, di profonda purificazione, un tempo dalle mille contraddizioni, perché noi stiamo vivendo in un tempo dove si assiste a una concentrazione di male spaventosa, però si vedono anche delle cose belle che stanno accadendo mondo, anche dei progressi potenzialmente molto positivi, quindi c'è questa congenia, d'accordo? Che a un certo punto dovrà convogliarsi per forza verso qualcosa, e dentro questo orizzonte io penso che il nostro Signore stia dando parecchie, come dire, sfrondate, anche a volte facendo venire a galla delle cose tutt'altro che belle, ma in vista di una grande pulizia, in vista di una grande purificazione, diciamo così, del genere umano. Per cui stare sotto questa promessa mariale, stare anche dentro la divina volontà, ci fa attraversare anche gli aspetti lacrimosi di questo tempo serenamente, tranquillamente e senza fare pazzie, insomma, che non giovano a nulla a nessuno, se non a fare stare peggio a noi e a volte anche a produrre danni fuori di noi, quando si esce un pochino dal seminato. Per cui io sogno che così sia. Spero che così sia e auspico che così sarà, insomma, perché questo non può essere nient'altro che bene per tutti. Io la ringrazio molto di questa conversazione. Per finire la chiedo di benedire le persone qui presenti e anche tutte quelle persone che ascolteranno con i mezzi la disposizione indifferita questa trasmissione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amo, vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Amen.